In casa siamo la migliore. Abbiamo fatto un pareggio quando sono arrivato con 4 vittorie e che gli altri 5 squadre hanno vinto tutte le partite. Sicuramente, adesso a parte la battuta, sicuramente fuori casa dobbiamo migliorare. E incontriamo una squadra tosta, la San Benedettese sta andando molto bene, mi sembra le ultime 4 partite ha ottenuto 8 punti. E... la squadra, io ho visto la partita che hanno fatto contro il Sud di Tirola, hanno fatto un'ottima partita e poi gli mancava qualche giocatore. Ma Rosselli è un allenatore bravo, un allenatore esperto che sicuramente non regala nulla. È umbro, sti umbri. E però è anche un ambiente, è un bello stadio, un ambiente dove è piacevole anche andare a giocare, perché uno stadio così è veramente per i giocatori, secondo me, è una soddisfazione. Noi dobbiamo fare, dobbiamo uscire con cercare di far punti, di uscire coi punti, di dare continuità ai risultati che abbiamo fatto in casa, perché in casa 2 partite di seguito non è facile vincerle, e poi contro Monza e l'Albino Leffe, che io ho visto un'ottima squadra, l'Albino Leffe veramente a centrocampo mi ha impressionato, però ripeto, dobbiamo invertire questo trend fuori casa che è sicuramente negativo. E dipende che fuori casa va, se prendiamo se c'è una cosa negativa non riusciamo a reagire come facciamo in casa, ci manca un po' di personalità fuori casa, però vedo che la squadra sta acquisendo anche una mentalità più appropriata, più giusta per fare risultati. È una siamo comunque una squadra che si aiuta in campo, si collabora tutti insieme, e questa è una cosa positiva, è una cosa principale per fare il risultato. I giocatori si devono impegnarsi al massimo, come stanno facendo, cercando di migliorarsi. Anche sul gioco, nonostante i punti, sul gioco dobbiamo migliorare, perché dobbiamo avere anche un gioco un po' più fluido di quello che stiamo facendo ultimamente. Hai fatto riposare qualcuno sabato, ma martedì, domani continuerai questa rotazione? Sì, un pochino sì, perché tante partite come abbiamo fatto non è facile, comunque fisicamente sta sempre bene. Hanno pure dimostrato che chi entra gioca bene, dà il suo apporto, quindi una certa rotazione, un certo turnover ci sarà pure a San Benedetto del Tronto. Manca lì squalificato, con Danzo? Tra Danzo e Variola. Tra Danzo e Variola uno di due prenderà il posto di Lalimi. Peccato per Lalimi perché è un giocatore importante, però ho molta fiducia anche in Danzo e Variola. Sono convinto che faranno un'ottima partita. E tra Candido e Primo Conte? Sì, è probabile. Probabile. Ma Carlotti è probabile al primo minuto. È probabile, è uno a posto di un esterno, o Quibri o Simoncelli. Quindi che ha un giorno di vantaggio, diciamo, vantaggio. Ma no, un giorno non vuol dire niente. Può essere in vantaggio 3-4 giorni, ma un giorno non vuol dire niente, anche perché loro giocano in casa, sicuramente saranno caricati come dobbiamo essere caricati noi. Ripeto, noi se vogliamo fare ancora meglio di quello che stiamo facendo e dobbiamo pretendere di fare meglio, dobbiamo anche fuori casa andare con altro atteggiamento e uscire comunque e cercare di far punti anche fuori casa. Ci vuole l'atteggiamento giusto, ci vuole la concentrazione e come in casa giocare a tutta per 95 minuti. Sì, Marchetti probabile sì, ha fatto una buona partita e voglio vederla anche fuori casa. È una squadra, come sempre, un po' un aspetto, che ha fatto una partita con il Milan, ma la bella è sicura. Sì, anche io ho visto anche con il Sud di Tirol, ha fatto 3-5-2, gli mancava anche qualcuno, perché come avanzato insieme a Di Massimo c'era il ragazzo che ha giocato
qui a Sant'Arcangelo a mezz'ora Ilari, che è più sicuramente in centrocampista che un attaccante. Però Ilari ho visto che ha giocato bene anche in quella posizione e comunque ha un centrocampo esperto, ha preso anche Signori, quello del Modena, c'è Rapisarda, c'è Miceli, è una squadra secondo me importante, e la San Benedettese ha fatto un'ottima squadra, però noi dobbiamo andare con rispetto dell'avversario, ma giocarsela a viso aperto e, ripeto, cercare di portare via punti, perché se vuoi fare veramente un buon campionato devi avere una certa continuità sotto l'aspetto di portare via punti da tutti i campi. C'è un altro stimato? Sì, sì. Siete magari una partita, due squadre? No, sì, però questo non ci deve rilassare. Perché... no, siamo con le spalle al muro, perché fuori casa abbiamo fatto solo un punto con me, quindi siamo con le spalle al muro, vogliamo fare bene. Perché se no questo fatto... Ma... Sono quattro trasferte che andiamo... Che spezzerà. No, sicuramente la classifica è un'ottima classifica, ma questo, sì, ma questo è un girone dove tutti fanno risultato da tutte le parti. No, inaspettati no, perché... Certo, ma questo però inaspettato è fino a un certo punto, perché ogni turno di campionato c'è qualche risultato inaspettato. Il Gubbio vinceva l'altra domenica e l'altro sabato 2-0 a Trieste. Quindi devi fare più punti possibili, perché questo è un girone veramente dove le squadre scarse io non l'ho vista nessuna. Lo stesso Virtus Verona, dicevano tanto, venuta qui e ha vinto a Ravenna. Ravenna era la squadra più in forma del campionato e ha vinto a Ravenna. Quindi bisogna stare attentissimi e essere concentratissimi sul far bene anche fuori casa. Sì, però il nostro girone è sicuramente quello dove c'è più equilibrio, quindi c'è più competizione. Ma io ho visto anche... Sì, vabbè. Quelle prima non c'era il minutaggio, non c'erano tante cose e quindi... I giovani certamente è una risorsa importante, però magari i giovani devono completarsi nel cammino che fanno. Invece un giocatore già esperto è logico dà un altro rendimento. Però questo, ripeto, è un girone molto, secondo me molto forte, dove la stessa Vicenza ha perso a Gubbio 2-0. Il Ferrar Pisalò ha perso in casa contro Nimolese, che comunque sta andando molto bene, è una squadra anche che gioca un bel calcio. Ternana ha perso col Sud Tirol, che tra l'altro il Sud Tirol era anche un pochino magari in crisi, eppure la Ternana ci ha perso. Il Sud Tirol secondo me è una delle squadre più importanti, però non stava passando un momento bello. Sicuramente vincendo con la Ternana ha capito che può essere un anno importante anche questo qui per il Sud Tirol, che l'anno scorso comunque è arrivato secondo in classifica.